L'assemblea dei sindaci della Locride che si è svolta ieri a Siderno ha discusso del nuovo piano d'ambito, lo strumento di pianificazione per la definizione degli obiettivi di qualità del ciclo dei rifiuti. Presente il consigliere metropolitano con delega all'ambiente e il sindaco di Gioiosa, Salvatore Fuda, che ai nostri microfoni ha tracciato i prossimi step in materia ambientale in provincia. Oggi assemblea dei sindaci dedicata al tema ambientale, il piano d'ambito che sta dirigendo la città metropolitana, Salvatore Fuda, con questa importante delega. Sì, quando ovviamente si dice città metropolitana in tema di rifiuti si parla di comuni insieme, per cui i comuni si stanno dotando di un piano d'ambito che in realtà sarebbe il piano regolatore dei rifiuti, che insomma lì dobbiamo disciplinare tutto il ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta fino allo smaltimento finale, per cui la città metropolitana si sta attrezzando attraverso appunto questo piano che prevede una, diciamo così, redazione di un sistema capace di effettivamente dare soddisfazione a tutte le necessità. Per cui in questo piano troviamo un livello che è quello delle infrastrutture e degli impianti. Per cui impianti di trattamento, impianti di destinazione finale, quindi le discariche e insomma anche il sistema di raccolta. Ecco, vanno individuate anche altre opportunità per creare nuove discariche, oppure per ora non è un problema all'ordine del giorno? No, è un problema che è sempre all'ordine del giorno. Noi abbiamo tre impianti al servizio della città metropolitana, che sono Gioia Tauro, Siderno e San Batello. Questi impianti vanno rinnovati perché devono essere impianti moderni che producono e trattano il differenziato, abbiamo necessità di impianti che trattano l'umido, abbiamo anche necessità di impianti di destinazione finale per smaltire gli scarti di lavorazione che per ora stiamo mandando in quantità grosse fuori dal lato e questo non può continuare in attesa del, appunto, del reperire impianti sul territorio.